Domenica prossima ci sarà la giornata mondiale delle zone umide nella riserva naturale orientata di Lago Soprano, a Serra di Falco, già sito Natura 2000 e zona speciale di conservazione. Luoghi che rischiano di scomparire insieme alla loro biodiversità, si perderebbero anche grandi alleati contro i cambiamenti climatici perché sono pozzi di assorbimento di carbonio. Così domenica alle 9 fino alle 13, nel rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid, ci sarà questo momento. Si partirà dal largo San Giuseppe a Serra di Falco per un percorso ad anello di circa 6 km che potrà essere realizzato come corsa podistica, non competitiva, o si potrà passeggiare o ancora fare un lungo percorso in bicicletta. Durante la mattinata sarà possibile anche far bird watching grazie alla LIPU in stazioni di avvistamento per l'avifauna. Celebreremo anche qua la giornata internazionale delle zone umide, lo faremo domenica 6 febbraio, lo faremo al Lago Soprano a Serra di Falco, che è una riserva naturale orientata. Il Lago Soprano, così come tantissime altre zone umide, rischiano di scomparire, pur essendo scrigni di biodiversità, pur essendo pozzi importanti di assorbimento della CO2 e quindi grandi alleati contro la crisi climatica. Durante la mattinata ci saranno diverse azioni, intanto il raduno è previsto alle ore 9 al largo San Giuseppe a Serra di Falco, da qua partirà un percorso ad anello di 6 km che potrà essere fatto correndo, a corsa, quindi non competitiva, potrà essere fatto semplicemente camminando o in bici. Durante la mattinata sono previsti una serie di punti di avvistamento a cura della LIPU per fare bird watching, quindi per vedere la spettacolare avifauna presente all'interno della riserva naturale, e poi alle 12 è previsto anche un momento di degustazione dei prodotti tipici locali del territorio. Tutto chiaramente rispettando le norme anti-Covid e in partnership con il Comune di Serra di Falco, il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, che è l'ente gestore della riserva, con le altre associazioni ambientaliste, quindi non solo Legambiente, ma anche l'IPU, WWF Italia Nostra, con associazioni podistiche, con associazioni ciclistiche e tanti altri attori, tra cui appunto aziende di eccellenza dell'agroalimentare di qualità locale.